Bonsoir tout le monde, benvenuti a un altro incontro con la parola di Dio e devo dire che sono contentissimo di essere qui con voi oggi, una serata speciale. Alle 20:30 faremo il tempo di preghiera e alcuni di voi già state digiurando insieme, altri no, va bene, no, non devi sentirti male né sentirti in colpa. E non è che se non digiuni Dio non ti parla, è che il digiuno ti rende più sensibile a ascoltare la voce di Dio. E per quello questa sera faremo una bellissima serata di preghiera dopo una giornata di digiuno e per ascoltare che cosa Dio ha da dirci. Tre settimane fa abbiamo fatto la prima, che è stata veramente bella, tantissime persone hanno partecipato, il Signore ha parlato ai cuori direttamente, ci sono state parole profetiche, parole di conoscenza, ci sono state alcune guarigioni, mi ha fatto molto molto piacere e ringrazio il Dio per la sua bontà quando il popolo di Dio cerca il suo volto. E vogliamo cercare il volto affinché Dio parli individualmente come membri del corpo di Cristo, ma anche in maniera globale, come Chiesa, come famiglia in Cristo. E la cosa bella è che ci saranno persone di diversi tipi di Chiesa, per quello andare oltre quelle quattro mura che ci dividono e poter conoscere anche altri fratelli in Cristo che cercano il Signore e lasciare che lo Spirito Santo ci edifichi. Che bello, sarà una serata strepitosa, sono molto contento della serata che abbiamo davanti e come vedete oggi sono un po' non troppo come il solito e questo, allora, questo è il giorno del digiuno e il secondo giorno per me è quello un po' più difficile. Il primo va. Il secondo è quando un umore, mio Dio, non mi sopporta nessuno. Ti alzi al mattino, senti tutti i suoni, gli odori. Oggi sono andato a pregare, sentivo l'odore di quelli che passavano, soprattutto i profumi delle donne che passavano, sai che quando le donne vanno a passeggiare si mette un po' di profumo, ma che non avevo mai sentito, ma la frittanga di tutti, ho scoperto tutti i ristoranti che sono lungomare che non avevo mai prestato attenzione, perché quando comincia a digiunare i sensi si acutizzano. E il Signore mi ha parlato in un modo molto bello questa mattina, che poi racconterò come testimonianza questa sera, di come Dio, parleremo di come Dio parla, come Dio vuole parlare al tuo cuore e come abbiamo bisogno di essere sensibili alla voce di Dio. E questo è molto importante, per quello sarà una serata molto molto interessante. Poi in questi due giorni il Signore mi ha messo nel cuore di fare un programma, già un paio di settimane fa Dio mi aveva messo nel cuore di mettere a disposizione dei buoni pasti per le persone bisognose. Abbiamo già un bel po' di famiglie, sono ben contento e gloria a Dio perché ci permette di poter aiutare il prossimo. Ma anche spiritualmente, non solo materialmente, perché se io ti do il pesce creo dipendenza, ma se io ti do la canna e ti insegno a pescare, allora così come Dio ci ha portato in una posizione dove possiamo benedire altri in tutti i sensi, così anche tutti dovrebbe essere la Chiesa, dove il mondo corre verso la Chiesa, non la Chiesa che subisce come il mondo. Per quello, per questi tre mesi che saranno i più bui di questo periodo di coronavirus, e abbiamo organizzato tutta una serie di temi, di corsi, di formazione, soprattutto puntando alla famiglia, dal momento che ci sono state tante famiglie che tante famiglie che a motivo del coronavirus sono entrate in crisi. Non è il coronavirus in sé, è che essendo forzati a vedersi dalla mattina alla sera, cosa che accadeva forse nei weekend, essendo rinchiusi in casa, conosciuto un po' di famiglie che sono entrate in crisi e allora ci teniamo a offrire tutta una serie di corsi riguardo all'educazione dei figli, ma soprattutto all'educazione dei genitori, perché se i figli sono quello che sono è perché noi abbiamo bisogno di essere educati. Nessuno ci ha educato a essere genitori, è la vita che ci ha educato e per conseguenza sì, correre a destra e a sinistra per portare i bambini da psicologi, psichiatri, pedagoghi, eccetera, eccetera. Prima diamoci una regolata noi e poi vedrai come cambiano i bimbi cambiano da soli. Perché avevo una strepitosa donna di Dio, Antonella Curcu, pedagoga cristiana, che insegnerà anche ai genitori come essere genitori. Ecco. Poi anche il rapporto tra la coppia, tanti tanti bei corsi, diversi gruppi, sette gruppi abbiamo fatto, sette aree.
dove per questi 3 mesi ogni serata ci sarà uno studio. E potrai anche iscriverti, ma partecipa questa sera che ti sarà di grande, grande benedizione. Sono corsi gratuiti, non si raccolgono offerte, stai tranquillo. Anche se sono in digiuno mi scappa la battuta. Bene, no, non si raccolgono sul serio le offerte. Bene, io direi passiamo alla seconda parte del cuore ingannevole e facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto ieri. Mi raccomando, questa sera non mancare. Per informazioni potete chiamare a Pasquale al 329-1748-772 e lui vi metterà una chat dove arriverà il ID per entrare su Zoom e poter partecipare. E... Amen. Ok, perfetto. Sì, c'è anche un corso per bambini, il quale viene gestito da Pasquale, che è veramente bravo, bravo con i bambini. E veramente bravo, lo amano i bambini, è una specie di Babbo Natale cristiano. vabbè, comunque andiamo avanti e facciamo la seconda parte che dobbiamo prepararci per questa sera, ma comunque non volevamo trascurare a tutti gli amici di Facebook e facciamo un combine. E abbiamo visto ieri un tema interessante, come molti non riescono a arrivare alla conoscenza della verità, e sappiamo che conoscerai la verità e la verità ti farà libero, ma molti non riescono a pervenire, a raggiungere la conoscenza della verità che ci rende liberi. Perché? Perché sono dominati, sedotte, le donicciole, ma anche uomicioli, le donicciole. Chi sono quelli che non riescono a trovare la verità perché non conoscono la libertà, perché non riescono a raggiungere la piena conoscenza della verità, perché come già abbiamo detto conoscerai la verità e la verità ti farà libero, sono le persone che sono carichi di peccati e dominati di varie passioni. E questi possono avere fatto tanti corsi sulla grazia, capire che non siamo sotto la legge, ma non imparando a portare la croce non riescono a essere liberi e per conseguenza ne pagano le conseguenze. Comunque abbiamo visto un esempio, l'esempio di Esau, come quando era stanco, a motivo che era stanco, ha disprezzato la primogenitura, l'ha venduta a Giacobbe, e per quanto ha pianto, non c'è stato un vero ravvedimento, non ha potuto. Se si fosse ravveduto veramente, Dio probabilmente avrebbe esteso la sua misericordia. Perché nota che in Ebrei abbiamo letto che se viene con lacrime l'ha richiesto, fu respinto. Perché? Perché non ci fu un ravvedimento. E ora non è tanto quanto tu piangi, è questione di cuore. Tutti possiamo sbagliare, ma sappi che se tu sei trascinato della carne puoi perdere le benedizioni. Tu sei già benedetto con ogni benedizione nel luogo celeste, ma dobbiamo manifestare qui sulla terra. Ma il problema è che tu puoi perdere le benedizioni quando sei carico di peccati e dominati dalla passione. Grazie sì, grazie no, prego, grazie, merci. Ora e andiamo avanti con un secondo esempio interessante. Esaù, come abbiamo detto ieri, la stanchezza, vi ricordate? Gesù Cristo viene e dice: non avete potuto vegliare un'ora? Perché mentre lui pregava, a motivo della stanchezza e della tristezza che avevano addosso, si sono addormentati. E per quello la stanchezza è un buon nemico della spiritualità. E andiamo a Galati capitolo 5 versetto 24. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne, mettiamolo con blu, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Allora la concupiscenza lavora con la carne e con le passioni, e nella carne dimora il peccato, e il peccato viene partorito a motivo della concupiscenza, perché la concupiscenza ci tenta e ci seduce. Che cosa sono la concupiscenza? La concupiscenza è tutto quello che va contro lo spirito. C'è una definizione bellissima di concupiscenza. Oggi stavo facendo, correggendo l'studio della carne, che vedremo tra un paio di mesi con gli studenti della scuola biblica, e ho trovato una definizione strepitosa e ve la leggo subito. Eccola qua, sullo studio della concupiscenza, number 5, eccolo qua, e dice: nella teologia cristiana è definita concupiscenza la brama di possesso e la debolezza della natura umana che porta l'uomo a commettere il peccato.
di qualunque natura esso sia. Essa, cioè la concupiscenza, non è considerato un peccato quanto una inclinazione verso il male. La concupiscenza è quello che ti attira verso le cose sbagliate. Ci sono le passioni, la passione avvolge il sentimento, ma è la concupiscenza che ti tira verso le cose carnali, e quando tu li metti azione alla seduzione della concupiscenza, ecco che partorisce il peccato. Il peccato viene partorito come un bebè viene partorito, ma la vita del bebè, del bambino, non è quando esce dal grembo, è nel momento che viene concepito. Cioè la tentazione, quando tutto comincia qui nella mente, la concupiscenza ti attira verso qualcosa che tu sai che non devi fare. Satana tenta alla donna, ma è la concupiscenza che, facendole vedere l'albero che era buono da mangiare, buono per nutrirsi, bello da vedere e bello per acquistare conoscenza, e con la concupiscenza che fa sì che lei prenda il frutto, lo mangi e boom, si concepisce il peccato, cioè viene partorito il peccato. Allora la concupiscenza è quello che io devo prendere autorità, utilizzare l'autocontrollo. Se io non utilizzo l'autocontrollo, la carne prevale e finisce per concepire il peccato. Ora ricordiamoci che Dio ha cancellato i peccati, ma comunque ogni azione, ricordiamoci, porta una conseguenza. Questo non è un messaggio di condanna, è un messaggio di libertà, ma la libertà la trovo quando imparo a morire me stesso, quando porto la croce è libertà. Libertà di che cosa? A quelli che hanno crocifisso la carne. Se io sono di Cristo, ho crocifisso la carne, per quello crocifiggendo la carne, non camminando sotto la legge, ma crocifiggendo la carne, io vivo in libertà. La libertà è il risultato di non essere più schiavo della fornicazione, ma io devo crocifiggere la carne, ma non posso crocifiggere la carne e i suoi desideri se non imparo a camminare secondo lo Spirito. E quando cammino secondo lo Spirito, guidato dallo Spirito Santo, nella pienezza dello Spirito Santo, ecco che il gioco è dolce e leggero nella nostra vita. Proverbi capitolo 25, versetto 28 dice: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di muro. Se io non ho l'autocontrollo, la città è priva di muri. Che cosa succede quando la città è priva di muri? Punto di domanda. Quanto è importante l'autocontrollo? L'autocontrollo è quello che mi permette di crocifiggere la carne, è quello che mi fa rinunciare a quei desideri peccaminosi che, spinti dalla concupiscenza, mi portano verso quello che va contro la volontà di Dio. Non posso ottenere i risultati di Dio se faccio il contrario di quello che è la volontà di Dio. Per quello tutto nasce dal rinnovamento della mente. Ravvedimento vuol dire cambio pensiero. Cambio pensiero, cambiano i sentimenti, perché i sentimenti sono i risultati dei pensieri. Amen? No, amen no. È così. Ecclesiastico capitolo 10, versetto 8 dice: chi scava una fossa vi cadrà dentro, e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe. Ora è interessante che la città smantellata, priva di muro, è quello che non esercita l'autocontrollo. Se io non esercito l'autocontrollo, non ho le mura, e se le mura sono demolite, cosa succede? Ecco che ti morde il serpente. No, con blu no, perché il serpente è brutto, con rosso. E seconda Timoteo dice: infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, amore, di disciplina, e la Nuova Riveduta dice autocontrollo. Ed è questo spirito di autocontrollo che mi permette di crocifiggere, portare la croce ogni giorno. E il problema è che quando uno dice devo sacrificarmi ogni giorno, nella mente sacrificio vuol dire sofferenza. No, sacrificio vuol dire rendere sacra la mia vita ogni giorno, un elemento sacro, un elemento consacrato a Dio. Per quello camminare una vita di sacrificio non vuol dire camminare una vita di afflizione, ma una vita di consacrazione, rendendomi sacro per Dio. E andiamo a vedere un esempio di come una persona che non ha avuto autocontrollo, così come Esaù ha perso la primogenitura, un altro personaggio biblico, Ruben era il primogenito di Isacco. E Ruben, che era il fratello maggiore di Giuseppe, perde la primogenitura per non aver esercitato l'autocontrollo. Genesi capitolo 49, versetto 3 dice: Ruben, tu sei il mio, e la benedizione che dà il padre sui figli, dice: tu sei il mio primogenito. Il primogenito aveva diritto a una doppia benedizione: la mia forza, la primizia del mio vigore,
eminente in dignità, eminente in forza, impetuoso come l'acqua. Tu non avrai preminenza, la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e lo hai profanato, e egli è salito sul mio letto. E a motivo di non aver messo l'autocontrollo e aver ceduto alla fornicazione, lui ha perso la primogenitura. Importantissima benedizione. Così come anche Esaù, di fronte a Giacobbe, ha perso la primogenitura, non per una fornicazione, ma per profanare Dio, e quando ha profanato Dio, quando ha disprezzato la primogenitura, perché era stanco, la carne debole ha prevalso nei sentimenti di Esaù e ha venduto la primogenitura per un piatto di lenticchie, per saziare il suo stomaco. Nel caso di Ruben, lui ha perso la primogenitura a motivo della fornicazione. Prima Corinzi 5:1, i figli di Ruben, primogenito di Israele, egli era il primogenito, ma siccome profanò il letto di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figli di Giuseppe. Nota che ha perso la primogenitura, figlio di Israele. Ora Israele aveva rubato Isacco la primogenitura, e lo stesso Israele che a motivo dell'azione di suo figlio maggiore lotta come Israele, non si è lasciato andare dei sentimenti, non ha detto io ho rubato, no, in questo caso Israele aveva rubato la primogenitura, ma suo figlio l'aveva persa la primogenitura. Tuttavia Giuseppe non fu scritto nella genealogia come primogenito, perché Giuda ebbe la prevalenza tra i suoi fratelli e da lui è disceso il principe, cioè Cristo, ma il diritto di primogenitura appartiene a Giuseppe, che era quello che è diventato il secondo dopo il faraone. E vediamo un altro esempio come a motivo di non saper utilizzare, mettere in pratica l'autocontrollo, sottolineo che l'autocontrollo è anche frutto dello Spirito Santo, il diavolo ha potuto rubare la primogenitura sia a Esaù, che era il fratello maggiore di Giacobbe, che poi diviene Giuseppe, e Giuseppe stesso, a motivo dell'azione del suo primogenito, lui fa una proclamazione il quale perde anche lui la primogenitura. A uno le viene rubato a motivo della carne e l'altro la perde a motivo sempre della carne. Uno per profanare il nome, e le cose di Dio, per disprezzare le benedizioni di Dio e scegliere le cose terrene, e l'altro a motivo della fornicazione. E se stai ascoltando in questo momento e ti rendi conto che sei in fornicazione, beh, sicuramente non ti devi sentire in colpa, ma se stai ascoltando questo studio, cioè, puoi andare a ascoltare quelle della grazia, sì, ma ti posso garantire che non cambierà niente nella tua vita, perché la grazia la grazia si attiva per fede, e la fede opera per mezzo dell'amore. Se la fede opera per mezzo dell'amore, vuol dire che io devo essere pieno di Spirito Santo, perché quando parla di amore agape. Allò? Quando parliamo di amore agape. E l'amore agape, l'amore spinto da Dio, che fa operare la fede. Posso avere fede senza amore da spostare le montagne? Sì, ma lo dice Prima Corinzi capitolo 13. Se avessi tutta la fede da spostare le montagne, ma non avessi amore, non sarei nulla. E la nota che, ecco perché molti verranno e diranno nel tuo nome, avevo scacciato i demoni, io avevo insegnavo tanto la liberazione nel tuo nome avevo profetizzato, e nel tuo nome avevo fatto opere potenti. Io vi dirò, allontanatevi da me malfattore, io non vi ho mai conosciuto, perché quella fede che avete applicato non operava per mezzo dell'amore, bensì l'avete utilizzato per i vostri propri interessi. E non facevate la volontà di Dio. Ora, se io voglio che la fede operi a mio favore, per forza dovrò riempirmi lo Spirito Santo. E quello che attinge la grazia è la fede che opera per mezzo dell'amore. E ora nota che la fede principalmente viene dalla parola, ma questa fede è la spada dello Spirito Santo, che riempiendomi di Spirito Santo, per conseguenza mi riempio dell'amore di Dio, perché lo Spirito Santo è Dio e Dio è amore. Ed ecco come agire in quanto all'autocontrollo. Emanuele Casano, quando uno è nato di nuovo vive nel peccato, quando uno nato di nuovo vive nel peccato, come può ravvedersi? Beh, quando uno nato di nuovo vive nel peccato, quando ha bruciato la coscienza, quando uno naufraga nella fede. E prima Timoteo capitolo 1 versetto 18 e 19.
figlio mio, in quanto a, dice, riguardo alle profezie che, in quanto alle profezie che tu hai ricevuto, combatte il buon combattimento della fede, mantenendo la fede e una buona coscienza, che alcuni, tralasciandola, la buona coscienza, sono naufragati in quanto alla fede. E ora, come fa uno a naufragare la fede quando spegni la coscienza? E come fai a ravvederti? Beh, devi permettere che lo Spirito Santo ti convinca di peccato. E noi non siamo lo Spirito Santo, perché quello andare a puntare il dito a quelli che sbagliano, benedito fratello pregare, peccare, prega. Prega. E ora, quando c'è un fratello che pecca, prega. Prega. E vediamo se c'è qualche altra domanda. Camminare con Dio non deve essere una costrizione. Se camminare con Dio diviene una costrizione, allora stai camminando sotto la legge. Ok, bene, bene. Ecco, Giovanni La Rosa, a peccare con il pensiero è pure peccato. Beh, Giovanni, Gesù Cristo ha detto che chi desidera la donna ad un altro ha già peccato con la mente. Ora, è ovvio, lui sta parlando a gente sotto la legge che dice non adulterare, non commettere fornicazione. Ma Gesù Cristo alza l'asta perché sa che stava arrivando la grazia e dice: io vi dico che chi desidera la moglie ha già commesso peccato. Per quello sì, si pecca con il pensiero, ma tutto quello che sono i peccati sono stati cancellati per mezzo di Cristo. La natura umana ce la porteremo fino alla tomba, con il peccato dentro o fino al ritorno di Gesù Cristo. Ma per quello, quando io cambio pensiero, cambio le azioni. E se io già sto desiderando quella donna, che cosa devo fare? È inutile che tu lavori con il sentimento, perché il sentimento è il frutto del pensiero. Per quello il rinnovamento della mente, che ecco portare la croce, ecco quando io scelgo quello che è scritto, faccio prevalere nella mia mente per mezzo della meditazione e della rivelazione quello che Dio dice e non quello che io voglio. E ora, camminando nello Spirito, ricordiamoci che è tutto questione di pienezza di Spirito Santo e rinnovamento della mente. E quello è dolce e leggero. Se tu ogni giorno cambi le priorità e dedichi un po' di tempo alla meditazione della Scrittura, un buono studio biblico, una bella parola fresca e un tempo di preghiera, ti posso garantire che sarà dolce e leggero il tuo percorso. Il problema è quando si fanno gli opposti. O ti mettono la legge che ti uccide, o ti mettono il libertinaggio sottotitolo grazia, dove ti portano dall'altro estremo. E non c'è un equilibrio. Perché ecco perché ci sono ministri che, guarda, chi predica solo la grazia ha sempre un scheletro nell'armadio. Guarda. Comunque, vabbè. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Così come quelli che dicono che perché con il digiuno perché con il digiuno Dio ci parla? Dio ci parla sempre. La Bibbia dice che Dio parla una e due volte, ma l'uomo non capisce. Ora, guarda questo, e poi rispondo alla domanda di Angelo Nas, che è una interessantissima domanda. Ora, presta attenzione, mi hai fatto perdere, ecco, Dio parla comunque, il problema non è Dio che parla, siamo noi che non ascoltiamo, perché Dio parla una e due volte, Giobbe capitolo 33 versetto 14, ma l'uomo non capisce, dice la Bibbia. E poi Ebrei capitolo 1 dice: perché Dio anticamente ha parlato molte volte in molte maniere per mezzo dei profeti, ma oggi ci parla per mezzo del Figlio, cioè la parola, perché Cristo è la parola. E ora, non è che il digiuno fa sì che Dio mi parli, il digiuno mi aiuta a ascoltare, a essere sensibile a quello che Dio ha da dire, perché il digiuno mi aiuta a morire nella carne. Sì, è vero che i primi giorni, quando uno non è abituato, è un po' dura. Beh, anche quando sei abituato, io il secondo giorno del digiuno, mi vado a pregare di più, perché non mi sopporta nessuno, sono ipersensibile, sento tutto di più, è come quando le donne, in base a quello che mi hanno detto, ha le sue cose. Vabbè, è più forte di me. Comunque, il secondo giorno li metto una marcia in più, bevo tanta acqua,
Comunque, eccoci qua, a cosa serve il digiuno? Angelo, è peggio cadere nella grazia o è peggio peccare? Allora, cadere nella grazia è cadere sotto la legge. Perché è peggio essere sotto la legge che cadere in peccato? Che d'un altro lato chi dice che non pecca un bugiardo, lo dice la Bibbia, e se tu dici no io non pecco, già hai peccato, per quello. E il problema è che quando tu cadi nella grazia perché sei sotto la legge, non riesci a capire che sei sbagliato, vedi il fariseo e il pubblicano. Grazie Signore perché io non sono un adultero, non sono un fornicatore, do la decima di tutto, digiuno due volte a settimana e non sono come quello là. Ecco, e l'altro che diceva Signore, ho peccato. Allora, dice, ecco che è andato giustificato, quello che ha riconosciuto che ha sbagliato. L'altro non ha potuto essere giustificato perché la sua mente è già giusto, già era caduto della grazia. Ora, in quanto a queste due scelte, vivere sotto la legge è la peggior cosa che possiamo fare. Dal peccato ti vorrà vedere, ma quando tu sei sotto la legge, tu non capisci che sei lontano da Dio. Questo è il pericolo della legge. Vediamo. Non pensi che sia la stessa cosa? Che cosa? Che cosa è la stessa cosa? Boh, non ho capito. Vediamo. Questa sera sarà una bellissima serata. Per quello non mancare, vi ripeto, 8 e mezza, anche se non hai fatto il digiuno, partecipa, sarà un bellissimo tempo. Non perché non hai fatto il digiuno, Dio non ti parlerà. Il digiuno è parte dell'umiliarci sotto la sua potente mano affinché Dio ci innalzi al suo tempo. Per quello vi incoraggio a partecipare, sarà una bellissima serata. Chiamate Pasquale al 329-1748-772 e ci vediamo precisamente tra un'oretta per un tempo nella presenza di Dio. Cominceremo con un piccolo studio sull'importanza di come ascoltare la voce di Dio, dell'ascoltare, di come ascoltare la voce di Dio e poi entreremo in un tempo di preghiera profetica. Lasceremo che lo Spirito Santo ci parli questa sera. Ci vediamo questa sera. Dio vi starà benedica. Ciao.